Ragazzi, io porterò a fare il mio primo tatuaggio. I miei primi tre, forse, o il primo, non lo so. Anzi, andrò a fare una corsetta di un'oretta e letteralmente una corsetta di un'oretta perché devo dover scaricare la tensione e sono molto in ansia e niente, dopo vi spiegherò tutto quanto perché è tutto un po' casino, cioè se è tutto successo in poco tempo ho mixato da altre mille robe, quindi non ho proprio avuto il tempo materiale di realizzarlo. Adesso ho tipo un'ora esatta, in realtà anche di meno, per andare a correre perché poi devo andare da questa ragazza. Allora, eccoci qua, raga, ansia a 3000. Ma più che altro perché sono indecisa ancora, questa cosa mi urta un sacco. Sono ancora indecisa, cioè mi sono addirittura fatta qua gli uccelli. Ma perché sono indecisa sugli uccelli? C'è la scritta Balance, è la prima che voglio fare e sono tipo sicura al 100% di volerla. C'è questa ragazza che mi ha dato la possibilità di farmi un tatuaggio nel suo studio, che è qua a Ferrara. Poi dopo vi metterò tutti i vari link, vi scriverò anche il nome. E appunto lei è molto brava, mi ha dato delle idee, abbiamo deciso insieme, quindi mi è stata un sacco dietro. Però io sono una persona che di fatto è super indecisa, quindi sto avendo molte difficoltà perché voglio fare questa scritta Balance nel braccio. E tra l'altro non so se farmela sotto da un braccio o sopra, cioè questa cosa già così partiamo male. Queste rondini qua, perché di fatto mi piacciono un sacco, però la cosa è, ci stanno lì, poi anche un cuore qua mi sono fatta. Insomma, ho queste tre cose e non so se fare tutte e tre perché comunque sono toste, quindi io mi sa che partirò nel frattempo con una. Se mi fa troppo male, se non fa male, se basta, perché poi il discorso lì è del lago, cioè nel senso una volta che il lago è aperto, lei mi dice appunto, guarda, lago aperto, già che ci siamo, andiamo avanti con l'opera. Poi vi porto anzi con me, più che aggiornarvi, perché nel frattempo devo anche fare ovviamente un TikTok, perché vi devo aggiornare su ogni social praticamente umano, sovrumano che ho. E niente, sto aspettando mia sorella perché io sono spatentata e quindi devo andare fino là in macchina, ma mia sorella non si fa vedere. Arriverà? Ragazzi, giorno 2 dei miei tatuaggi. Ieri sera quando sono tornata a casa praticamente ho tolto la pellicola nel primo, che è questo qua, e l'ho sciacquato con un po' di sapone perché l'indicazione era quella, quindi togliere praticamente il cerotto e sciacquarle per togliere l'inchiostro e mettere poi la cremina, che è questa qua, che mi ha dato per la cura dei tostrati sottili, perché la pelle deve spiccare, quindi non impacconi. Adesso mi occupo di quest'altro perché li volevo preparare per poi fare un post-Instagram. Questo qua, che come vedete ha ancora il cerotto, tra parentesi, questo è bellissimo, non so se si vede, ma direi che si vede. E io l'ho fatto, vabbè, con lo scopo, si capisce, amore di me stessa, cioè questo è proprio un tatuaggio dedicato a me stessa, una sorta di promemoria del tipo amati Federica, amati. Ok. Qui è rimasto proprio il colore sul tatuaggino. È bellissimo, stupendo. Adesso me lo sciacquo con un po' di acqua e poi su entrambi metto la crema così li preparo a fare le fotine per il post Instagram. Mentre questo qua, che mi piace tantissimo, che è questo Balance, l'equilibrio un po' che io non ho avuto, che ho perso con i supplementari e in generale, siccome nella vita ci vuole sempre equilibrio, equilibrio che io non ho mai per niente, io sono sempre troppo, troppo, troppo. E invece amore per me stessa, perché è quello che non mi do e che dovrei appunto darmi, curarmi con me stessa. Quindi un abbraccio a me stessa, anziché rincorrere sempre gli altri, non voler stare con me stessa, accettarmi tutto quanto. Direi che comunque per quanto riguarda l'esperienza non è stata neanche troppo male. Vabbè, il posto in cui sono andata a fare il tatuaggio si chiama Medusa Tattoo, qua a Ferrara. Mi sento di consigliarvelo perché la ragazza che mi ha seguito è stata un angelo. Mi ha anche sistemato il piercing, mi ha dato tutti i consigli, è stata super carina, mi ha intrattenuto, mi è stata dietro con l'idea. È 2 settimane ormai che ne parliamo, che le mando disegni, che me li fa, me li sistema. Sono proprio bellissimi, bellissimi. Poi ne ho tantissimi altri da fare in mente. Voi vedete, sono posizioni che comunque si nascondono, cioè questo qua si nasconde subito. E il dolore, tra le cose che ho fatto, quindi tra septum, nostri, tatuaggi, septum è assolutamente la cosa che non mi ha fatto male, non l'ho neanche sentito. I nostri gli do un bel 8 perché comunque mi ha fatto molto molto male. Questo un 6. No, non so, in realtà no, non ha fatto male, raga, non so, era una soglia. Però questo qua non ha fatto per niente male sul momento, tranne forse un pochino nel ricalcare le lettere più al centro. Questo ha fatto male soltanto in un pezzettino.
Buongiorno raga, prendo in mano la videocamera per fare un vlog dopo un sacco di tempo. Cioè, venerdì e sono passato un sacco di giorni in realtà. È l'1 dicembre, per questo ho ripreso a filmare, perché... Quindi, benvenuti nel primo vlogmas. Non so quanto effettivamente io riuscirò a portare questa cosa in vlogmas, perché dovete sapere che ci vuole davvero molto tempo. Ma ne approfitto per dirvi subitissimissimo, scrivetemi che video particolari vlogmas vorreste vedere. Io provvederò a farveli il prima possibile. Quest'anno di natalizio ho solo le unghie. Non ho neanche un calendario dell'avvento, che devo provvedere a comprarmi assolutamente, almeno per avere una gioia al mattino. Devo andare in uni, avrei lezioni 9:10, ma salto le ultime due, mi sa, o ne faccio solo una, perché poi dopo questo pomeriggio sono ancora in uni. Quindi l'ipotesi alternativa. Ok, eccomi qua, ho fatto le prime due ore di biochimica clinica. Poi ho saltato statistica perché era troppo pesante, raga, sono distrutta, vi giuro, sono proprio stanca, oggi vorrei dormire tutto il giorno, però mi piacciono i capelli, questa è una cosa positiva. Quello che penso che farò proprio in questo momento è un po' di stretching e meditazione e rilassamento, zen, perché poi mi metto sotto, faccio un po' di patente, preparo il pranzo, vado in uni e oggi appunto sono in uni fino per il pomeriggio a fare laboratorio, cose scientifiche, chimiche, eccetera. Dopodiché tornerò a casa e vado in palestra. La cosa che mi sta mettendo già ansia è dicembre, proprio il fatto dei vlogmas, il fatto dei vlog, il fatto dei video, il fatto dei regali di Natale. Non so, sento proprio, mi sembra un lunedì oggi, che lunedì per me sono sempre carichi di ansia e tutto quanto. Basta, stasera non devo fare tardi raga, non devo fare tardissimo. Tardi ok, ma non tardissimo. Ho finito alle 4:45 anziché alle 6. Topperia, così ho in tempo a riposarmi e allenarmi con calma. Tra l'altro, una parte dell'università in cui non è mai venuta comunque oggi. Adesso devo tornare a casa al freddo. Mi sono appena mangiata pre-workout, tipo metà, anzi praticamente un dessert proteico da 200 grammi e questi cereali integrali al cioccolato, ma avevo particolarmente fame e adesso si spinge. Sono stanca morta. Siamo pronti per il gym, oggi proverò un allenamento nuovo, vi saprò dire poi come sarà. Sono le 6, quindi 2 orette. E niente, sono un po' scarica quindi non so come mi allenerò in realtà. Ma lo accettiamo. Ciao raga, io ho fatto un allenamento bellissimo in palestra, sto iniziando ad allenarmi con il programma di Lisa a Worfit Hub, ve ne parlerò più avanti, però oggi mi sono trovata benissimo. Detto questo, adesso mi devo preparare per andare in discoteca, ma la mia età avanzata mi sta bloccando, per vorrei fare una cioccolata calda con biscotti e guardarmi un film di Natale, però mi sentirei ancora più sola e niente, quindi adesso in realtà mi preparo, mi asciugo i capelli e si esce con questo freddo e questa poca voglia di andare in discoteca, raga, cioè davvero... Vabbè, ci sto andando ogni merito della mia vita comunque, ok? Usciamo così ci distraiamo e non pensiamo ai problemi. Fate come la Federica. No, però non prendete esempio, non fate come me. Comunque i tatuaggi sono bene, mi sto dimenticando di dare la crema, dovrei darla questa qua che mi ha dato lei tutti i giorni, tipo 3 volte al giorno, la sto dando tipo una volta ogni 5 giorni. Però perché stanno benissimo, cioè non mi stanno dando nessun tipo di problemi di tatuaggi, a differenza del piercing che invece, però sta guarendo, sta decisamente guarendo rispetto al brillantino, quindi dai, pensavo molto peggio, come esperienza di tatuaggi è stata top, top. Ho abbandonato il maglione ma... per una buona ragione, questo sarà il mio checklist stasera, messo questo vestito strano, dietro è tipo fatto così, in realtà mi avevo tirato giù, non c'è sano, però è molto bello, un ciupa ciupa e nessuno sa che io ho abbandonato maglione, perché questo sarà il mio reale outfit per tutta la sera, è questo, cioè a me non interessa, io il vestito ce l'ho, poi che solo ci sia il cardigan da madre divorziata. Non mi interessa. Solita clip pre-uscita di casa. Oggi mi piaciucchio. Mi piace illuminante. Non mi piace il blush. Non metto male. Anche la tinta non mi convince perché è bella. Però mi urta perché adesso ho le unghie rosse. Quindi ci stava più un rosso. Non so se mettermi il rosso pazzerello adesso o no. Vabbè, comunque adesso si va e niente.